ragazzi, la bellezza qua in città di 42 gradi segna. Io penso che almeno 38-39 reali ci siano. Oh, adesso vado a prendere l'Olimpia, anche se è una giornata normale perché è un lunedì. Vado a prendere l'Olimpia e la porto in montagna per qualche ora e stanotte dormiamo in montagna al fresco. E andiamo ovviamente nella mia valle preferita. Però andiamo proprio in alto perché in basso è ancora calda. Vamos. Che poi in tanti pensate di venire a Trento e a Trento sia una città fresca perché è qua sulle Dolomiti. Non è vero niente, Trento è in una buca come Merano. Anche Merano, le temperature più alte che si registrano qua in Trentino Alto Adige le registrano a Merano, perché è anche quello in una buca e che cavolo ne so, il caldo ristagna lì, non lo so. Stessa cosa Trento è veramente calda, infatti ci sono tante persone che vengono qua e dicono cavolo, non me l'aspettavo che fosse così calda. La cosa bella di Trento è che sì, Trento è calda, ma in pochi minuti sei dietro un trattore, come in questo caso, o in montagna, tipo potresti andare lì o lassù dove stiamo andando adesso. Però Trento non è una città fresca, assolutamente. Cane recuperato e adesso andiamo un po' al fresco. È già caldo? Dai che andiamo al fresco. La temperatura sta diventando più piacevole, siamo a 32 gradi, però noi vogliamo ancora più fresco, quindi proseguiamo la scalata della Valle dei Mocheni. Destinazione Camauz. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind. Termometro qua segna 25 gradi dai quasi 40 che c'erano in città. Dorme al fresco, anzi, può essere che bisogna anche dargli un colpetto di riscaldamento stanotte, vedremo. That I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. È freschissimo. Abbiamo un prato che potenzialmente questa notte si riempirà di caprioli. Abbiamo il van. Sì, effettivamente siamo a una quarantina di minuti da Trento. Ma vuoi mettere spendere 40 minuti del tuo tempo per dormire la sera qui? Allora, mentre l'Olimpia si sbaffa il bastone, decisamente al fresco, noi ci mettiamo su un po' da per la pasta. Hai già mangiato? Questa per me. E devo dirvi la verità, che quando trovo questi posti
in questi periodi super affollati del Trentino, dove c'è veramente tantissimo turismo, e quando mi trovo questi posticini dove, oh, guarda qua, trovo anche una fragola, dove trovo veramente il mio angolo di pace, certe volte mi quasi commuovo, perché al giorno d'oggi è veramente raro trovare un angolo di paradiso così dove passare la serata. E quindi questi posti mi va assolutamente di dire che io in questo momento sono in Valle dei Mocheni, ma non mi va di dire nello specifico dove ho trovato questo posto. La Valle dei Mocheni è una valle molto, molto chiusa, anche forse anche come persone è molto chiusa, e veramente devi arrivarci in punta di piedi in questo posto. Poi pian pianino inizi ad esplorarla, ti accorgi che oltre alla via principale, dove fai proprio tutto il giro della Valle dei Mocheni, c'è anche qualcosa in più, qualche stradina secondaria che tu guardandola dici è una follia prendere quella strada lì, non ce la farò mai. E poi invece alla fine ti accorgi che ti porta in un posto come questo, e quindi è top. Ecco, un consiglio che vi do, che utilizzo io per muovermi e per esplorare nuovi posti, per trovare nuovi posti. Ok, Park Fortnite, se vi muovete e avete bisogno di un posto dove stare, sei sicuro, perché l'hanno provato in tanti o cosa. Se vuoi essere un po' più avventuroso, è proprio Google Maps. Ti metti lì la sera, guardi più o meno dove vuoi andare, Street View, dove è passata la macchina, Street View, è top. Se vuoi avventurarti in posti come questo, allora lì devi venirci su. Io principalmente per trovare un posto così uso la moto. Vedo appunto la zona dove che vorrei visitare, vado con la moto, inizio a girare, guardo e vedo, questo l'ho trovato, esempio, questo l'ho trovato camminando, a dire la verità, non con la moto. I posti dove tutti ti dicono, tipo Park Fortnite, dove ti dicono guarda sì veramente questo è bello, e chi è lì, non sarei mai solo come sono io adesso, giustamente, perché ovviamente tutti ci vogliono andare. E per questo motivo io nei posti dove vado, cioè probabilmente le persone che abitano qui sanno benissimo dove sono, ma sono loro i primi che custodiscono questi posti. E quindi appunto non li spoilerò sui video, non vi dico proprio perfettamente dove sono, però vi faccio vedere come me la passo, insomma, e come se la passa la nostra Olimpia alla grande con i suoi bastoncini. Andiamo a vedere se bolle l'acqua. Ho imparato a far da mangiare, però ho ancora qualche schifezza liofilizzata. Un risottino alla milanese, perché scade, è un peccato buttarlo via. E devo dire la verità che, come ben sapete, questi risotti qua della Knorr non sono neanche tanto male. Il riso c'è quasi, sono le 8:30, guardate ancora che sole quassù. Apriamo una birra della Coop, doppio malto, e in questo video, oltre a fare vedere una mia serata qua in Trentino, volevo inserire anche un unboxing. Abbiamo mandato un nuovo prodotto che ha ancora da uscire e che mi hanno chiesto appunto di provarlo e recensirlo. Ovviamente ai miei sponsor non dico mai mai di no, anche perché gli sponsor che mi mandano cose sono selezionati, cioè nel senso, questo non è il mio lavoro, quindi non ho bisogno di prendere qualunque cosa che capita. Ma la Olight, sono vestito ancora da lavoro e ce l'ho in tasca perché la utilizzo ancora per il lavoro. Fino adesso ho sempre fatto gli unboxing, sempre fatti mirati, proprio, cioè nel senso, faccio l'unboxing, però adesso ho deciso
che ogni tanto, non sempre, però se mi capita, li faccio durante una serata normale con il più dell'unboxing. Mi sembra una cosa carina da fare. Non diventa magari un video noioso di unboxing, ma diventa un video interessante dove vedete magari anche un prodotto che vi può effettivamente interessare. O Lantern, perché la Olight ha chiamato una lanterna, piccolo spoiler, o Lantern. Essendo che domani mattina la sveglia è alle 6, preparo già la moka così. La temperatura quassù è decisamente migliore, per non dire quasi fresca. Allora, l'unboxing volevo farlo su un sasso lì, ma ero troppo scomodo. Allora lo faccio come lo farebbe Yari o tutti gli altri YouTuber, con il furgone sullo sfondo e il cane molesto che mi vuole solo il bastone. Basta, basta, seduta. Allora, dicevo, la Olight mi ha mandato un nuovo prodotto che è ancora da uscire, ma io ce l'ho in anteprima. L'ho chiesta color rame e me l'ha mandata color rame. Sembra sempre di aprire un iPhone quando apri questi prodotti della Olight. Poi a me piace annusare anche le cose. Cavo doppia USB-C. Cioè, io penso che quando Olight arriva a fare queste cose si stia veramente superando. È in metallo. Veramente bella questa lampada. Poi aveva tre tipi di colori e mi sembra che era verde, bianco o questa color rame spazzolato. Questa, leggimi. Allora, mi dice off. Ruotando questa rotella come fosse una lampada a gas, va al massimo e mi dice che aprendo questo portellino qua c'è un USB e un USB-C, che è quella che abbiamo in dotazione. Cioè, ferma, adesso Olimpia che la proviamo. Wow! Ma guarda Olimpia! Ma è bellissima! Ma la vedi? E se aumentiamo l'intensità. Ma dai, Olimpia, hai visto che lampada? Guarda. Sembra di essere in una baita, non ti sembra? Allora, devo dire che l'effetto luce a gas è veramente reale, cioè sembra veramente che ci sia il gas acceso, spenta, accesa, e poi appunto aumentando l'intensità si aumenta il livello di luce fino ad arrivare a un punto dove. Ma scusami! Fino ad arrivare ad un punto dove più che accendersi questi LED qua, si accendono anche i LED sopra che sono qua. E fanno questo effetto super luce. Vedete? Calo. Ho ricreato l'effetto appunto lampada a gas utilizzando questi LED che ci sono qua. Dei LED qua sopra, non so se si vedono. E appunto, se hai bisogno di più luce, i LED diventano con una luce
e sì, sempre a LED, molto più chiara, però è sempre una luce calda da quello che vedo. E questo reputo un oggetto di design quasi, cioè questa, ragazzi, gli trovo un posto in van, e questa la sera, più che accendere le luci del van, mi accendo la mia lucetta così, tac, soffusa, mi accendo la mia lucetta in van. Cosa stiamo parlando? Guardate che carina. Boh, come autonomia ci dà in modalità bassa, cioè in questa modalità qua, ci dà 180 ore di autonomia. Così. Se teniamo la modalità sempre arancio, però alta, quindi questa. Questa è quella molto più... il massimo di arancio, perché dopo diventa, inizia a diventare bianco. Con questa modalità qua ci dà un'autonomia di 23 ore. Invece se la mettiamo in modalità luce bianca, questa luce qua, in modalità bassa ci dà 35 ore di autonomia. Invece in modalità alta al massimo ci dà 20 ore di autonomia. Ma porca loca! La batteria di questa torcia è di 11.200 mAh e quindi questo mi fa capire il perché duri così tanto, insomma, la batteria. Devo dire che sono stato molto felice quando mi hanno proposto di inviarmi questa lanterna da recensire, perché fa effettivamente al caso mio, è proprio un oggetto che non sfigura nell'ambiente dove io vivo con il van, e quindi penso che questo diventerà veramente un elemento d'arredo del van. Dobbiamo solamente pensare un posto dove metterla, o appesa, o boh, non lo so. Se avete qualche consiglio, scrivetemelo qua sotto. Se siete interessati all'Olimpia, ve la metto in descrizione. Se siete interessati a questa torcia, vi metto il link in descrizione. E generalmente all'uscita del video i nuovi prodotti sono in saldo. Se avete visto il video dopo della promozione, ricordatevi sempre che c'è il codice sconto, se non sbaglio del 15%, riservato a voi che mi seguite. Questo è il video di unboxing più disagiato che potevo fare. Tutto perché hai una fobia con i bastoni. Questo video di unboxing è tutto. Saluto a tutti, ciao! Testone! Basta! Ti ho chiesto 5 minuti per fare l'unboxing, hai fatto su un casino solo per farti notare. Guarda. E poi non mi aiuti mai a mettere a posto. Guarda che casino che hai fatto di bastoni.